questo filmato vediamo come arrivare alla certificazione energetica di un edificio esistente, ai sensi delle nuove linee guida nazionali, il decreto attuativo sulla legge 90/2013. Il nostro obiettivo sarà quello di giungere alla stampa dell'attestato di prestazione energetica, l'attestato di prestazione 2015, con la valutazione dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio in funzione dell'edificio di riferimento e non più stabilito dal rapporto SSOV. Ma cominciamo dall'inizio e avviamo il modulo certificatore. Scegliamo innanzitutto il comune di ubicazione del nostro edificio, lo posizioniamo a Roma e settiamo come norma di riferimento la legge 90. In questo modo potremo utilizzare proprio il calcolo dell'edificio di riferimento. Vediamo apparire immediatamente i 5 servizi attualmente contemplati dalla normativa. Noi faremo il calcolo di un edificio autonomo di riscaldamento, autonomo di acqua calda sanitaria e con uno split anch'esso autonomo per il condizionamento estivo dell'ambiente. Come tipologia di intervento scegliamo certificazione di un edificio esistente, la destinazione d'uso prevalente è residenziale, la motivazione per cui rilasciamo questo attestato di prestazione energetica è una locazione. Ora possiamo tranquillamente accedere al menu zone per strutturare il nostro edificio. Questo sarà composto da una unica unità immobiliare con una zona termica riscaldata. Ricaveremo le informazioni geometriche e dimensionali da una pianta DVG importata come sfondo, dunque congeliamo l'emissione delle dimensioni geometriche e inseriamo questa nostra zona climatizzata. Il passo successivo è quello di importare tutti e solo gli elementi che ci servono per descrivere questo edificio in termini di involucro. Quindi scegliamo tra le stratigrafie preferite quelle che servono soltanto per questo progetto in particolare e le importiamo tutte. Vediamo gli elementi parete, i serramenti, i ponti termici. E ora accediamo all'involucro, alla parte grafica, per poter importare il DVG di sfondo. Vediamo qui un classico edificio esistente che importiamo come sfondo da ricalcare in modo tale da costruire velocemente l'involucro dell'edificio. Iniziamo dal profilo esterno utilizzando una muratura in mattoni pieni e andiamo a ripassare tutto il profilo dell'edificio. Poi introduciamo le tramezze interne. E infine gli ambienti che costituiscono questo edificio. Un soggiorno, una cucina e una camera. Procediamo immettendo le finestre, una finestra da 100 a 90 da terra, idem da questo lato, e le altre finestre presenti leggermente più grandi. E andiamo a vedere in 3D che cosa abbiamo realizzato finora. Notiamo il nostro edificio dallo sviluppo non lineare con l'inserimento delle finestre laddove ci veniva richiesto nella pianta DVG. Introduciamo un secondo piano esattamente a specchio del primo e andiamo ad immettere sul primo livello anche gli ostacoli, questi edifici laterali che in un tipico centro storico ombreggiano il nostro edificio. Aggiungiamo l'ostacolo in modo tale che Termolog ricavi automaticamente l'angolo di ombreggiamento eseguito da questi edifici sul nostro involucro. Diamo un'altezza di 10 metri all'edificio laterale di sinistra, mentre lasciamo più basso l'edificio posizionato sulla destra. ,50 m. E andiamo nuovamente a vedere il nostro modello tridimensionale. È un modello semplice, ma quello su cui ci vogliamo concentrare è la valutazione, i passaggi fondamentali
per arrivare come obiettivo alla stampa dell'attestato di prestazione energetica. Ora verifichiamo quanto è stato riconosciuto dal disegno e quindi ci portiamo nell'ambito tabellare e vediamo l'elenco delle dispersioni che sono state riconosciute direttamente dall'aver ripassato quel disegno DVG. L'ultimo passaggio è l'introduzione dei ponti termici nell'edificio, che possiamo eseguire velocemente grazie all'introduzione guidata dei ponti termici. Clicchiamo su questa bacchetta magica, il wizard, e andiamo ad assegnare 4 angoli interni e un unico serramento, in quanto il programma già ci esegue la somma di tutti i perimetri dei serramenti. Confermiamo con ok e in tutte le zone ci verrà introdotta, qui abbiamo un'unica zona, la somma della lunghezza per la trasmittanza del ponte termico a correzione del nostro fattore di scambio termico verso esterno. Se la modellazione del ponte termico quindi termina l'introduzione dell'involucro, ora possiamo agevolmente introdurre gli impianti. Scegliamo il menu climatizzazione invernale e ci lasciamo guidare anche qui da Thermolog, che ci chiede unicamente qual è il terminale di erogazione di riscaldamento, in questo caso radiatori, qual è la caldaia, quindi il generatore che è connesso a questo circuito idronico che scalda l'ambiente, lasciamo una caldaia a condensazione da 16 kW, l'acqua calda sanitaria, in questo caso la produciamo in maniera combinata, cioè è la stessa caldaia a produrre riscaldamento e acqua calda sanitaria, mentre il raffrescamento, abbiamo detto, viene eseguito tramite uno split con una classica macchina aria-aria, macchina frigorifera aria-aria, a portare il raffrescamento all'interno degli ambienti. Confermiamo con ok e vediamo costruire il nostro impianto. Un impianto ad acqua, dunque idronico, che come terminale di emissione porta riscaldamento ai radiatori attivi all'interno della zona. In termini di raffrescamento abbiamo invece dei terminali di espansione diretta, delle unità interne, sistemi split, che emettono, nel nostro caso, all'incirca 3 kW nella somma degli ambienti. Come acqua calda sanitaria, il rendimento di erogazione è fisso e determinato dalla norma. E come generazione, un sistema combinato, la nostra caldaia a condensazione, che esegue sia il servizio di riscaldamento che quello di acqua calda, e una pompa di calore, uno split, a compressione di vapore, quindi elettrica, per il freddo. Ora non ci resta che eseguire il calcolo dell'edificio. Il nostro edificio ricade in classe energetica F, con 158,81 kWh metro quadro anno come indice di prestazione globale non rinnovabile. La classificazione si fonda su un indice di prestazione non rinnovabile, anche se nel calcolo vengono valutati tutti e 3 contributi, rinnovabile, non rinnovabile e totale, per ciascun servizio. Ora non ci resta che accedere al menu stampa e ottenere il nostro attestato di prestazione energetica. Con le richieste del decreto attuativo legge 90, le linee guida nazionali nuove, per il nostro edificio con i servizi energetici presenti appena calcolati e con la classe prestazionale energetica globale del nostro edificio in classe F.